Lui. Padani, cittadini, compatrioti, vengo a seppellire il capitano, non a lodarlo. Zaia dice che il capitano ha mancato le sue promesse e Zaia è un uomo d'onore. E anche Fedriga dice che il capitano ha dimenticato il nord e Fedriga è un uomo d'onore. Ma Menon diceva di non insultare i defunti e i leader al di sotto del 4%, che è la stessa roba. Per cui io faccio autocritica. Adesso che ho sempre creduto che Salvini fosse un basabanchi e basa soppresse, un miracolato che aveva vinto la lotteria per essere eletto e che avrebbe detto di tutto e il contrario di tutto pur di restare là dove che era. Adesso che lo vedo a terra, che tutti che spua addosso, anche quelli che prima che leccava le scarpe, adesso io mi ricredo. Salvini era un visionario, uno che ha acceso la luce della conoscenza per migliaia di noi e l'ha puntata verso sud e ci ha fatto vedere che era abitabile, che l'aria era respirabile, che c'era vita al di sotto del Po. E poi non è stato uno di quelli che ha mandato degli scherani a esplorarlo, è andato lui! Lui è andato da solo, armato solo dei selfie e ci mandava le foto sui social perché tutti vedessimo la bandiera della Lega che ormai aveva perso il nord e si era tinta de blu svettare sulle forre esotiche del Molise e come un novello esploratore assaggiava tutto, i cibi degli indigeni, l'abbiamo visto mangiare il sanguinaccio di cioccolata della Casertano, l'abbiamo visto mangiare la soppressata di iguana calabra, tutto senza paura, non si tirava indietro davanti a niente. Perché? Perché amava la biodiversità di quei luoghi, l'abbiamo visto vestire i panni tipici delle forze dell'ordine, le felpe con scritto il nome della città dove che andava perché viaggiava talmente tanto che doveva scriversi il nome per ricordarsi dove che era. Ma lui, cuor di leone, l'abbiamo visto con la felpa Napoli a Napoli andare a visitare il Vesuvio dopo che aveva pregato che il vulcano lavasse la città. Così l'abbiamo visto. E perché? Perché lui amava il meridione selvaggio ed era da questo riamato. Perché un grande capo non costruisce muri, ma ponti. E proprio quando stava per costruire il suo ponte cattedrale che avrebbe unito questo stivale malfatto alle isole, noi gli abbiamo voltato le spalle e lui alle spalle è stato pugnalato, zaia, 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 proprio da quelli che erano più vicini e cadde e che caduta è stata. Il male che gli uomini fanno sopravvive loro, il bene viene dimenticato e rimane con loro nella fossa, così sia del capitano e avanti a cercarne un altro del capitano coraggioso. Un grande applauso ad Andrea Bennacchi.